dopo interventi che avete visto, molti interventi tecnici, adesso vi propongo questo intervento che è più motivazionale che inerente il web design. Vi parlerò un pochettino della mia vita, la scorreremo in modo accelerato per vedere quali sono state le scelte che mi hanno portato a raggiungere gli obiettivi che in qualche modo oggi sono stati accennati anche dagli altri relatori che ci sono stati prima di me. Perché vi voglio parlare di questo? A me generalmente non piace molto parlare di me, anzi non ne parlo quasi mai, tranne quando sono con qualche amico molto stretto. Perché mi arrivano spesso tantissime mail o domande dove mi chiedono più o meno sempre le stesse identiche cose. Sto facendo un lavoro che non mi piace? Ho 25 anni, sono ancora in tempo per poter fare questo lavoro? Ho 40 anni, sono ancora in tempo per poterlo fare? È troppo tardi? Che formazione devo fare? Cosa devo studiare? Vengo dalla facoltà di economia, vengo addirittura lo scorso anno, c'era un ragazzo che veniva, era laureato in astrofisica nucleare, non so cosa, e chiedeva se magari poteva essere in tempo per fare il web design. Io voglio rispondere a tutte queste domande oggi mostrandovi quella che è stata la mia storia, che non è stata una storia semplice. Ho dovuto fare diverse scelte importanti e queste scelte oggi mi hanno permesso di essere qui. A volte un sì piuttosto che un no ti cambia completamente la vita, te la ribalta. Se avessi detto sì in determinate situazioni piuttosto che no o viceversa, oggi non sarei qui. Quindi voglio illustrarvi pian piano quelle che sono state le scelte più importanti. Innanzitutto una piccola premessa: io vengo da una famiglia molto molto povera. I miei genitori si sono sposati che erano giovanissimi, mia mamma 15 anni, mio padre 21, e a 16 anni sono arrivato io, quando mia mamma aveva 16 anni. I miei, non mi vergogno a dirlo, non avevano neanche i soldi per mangiare. Avevano entrambi i genitori che gli erano morti da pochissimo l'anno prima, il padre, il rispettivo padre, sia da parte di mio padre che dalla parte di mia mamma. E facevano difficoltà. Mio padre ha sempre fatto di tutto per far avere innanzitutto il mangiare a me, quindi il latte non mancava. Però ho sentito dei racconti di mia mamma, l'altra volta ne parlava con Sara, e diceva, cosa che io nemmeno sapevo, non ricordavo ovviamente perché essendo piccolino, che pur di comprare il latte a me, loro a volte si trovavano a cenare con le confezioni, sapete le marmellate, quelle che danno negli hotel per la colazione? Mangiavano pane e marmellata in quel modo la sera a cena, pur di portare e comprare con quel poco che avevano il latte per il loro figlio. Quindi vengo da una situazione piuttosto, diciamo, non eravamo messi bene. Io fino all'età di 8 anni, 9 anni, ho vissuto insieme ai miei genitori in una stanza. Eravamo in una stanza, circa 4 metri per 4, eravamo io, mia mamma e mio fratello. Io e mio fratello dormivamo dentro una culla fino a 9 anni, ero fino alla terza elementare. Dentro la culla, quelle sbarre, fino a quell'età. Poi, fortunatamente, le cose sono andate meglio. Mio padre è riuscito a trovare anche lui una sua strada che ci ha permesso pian piano di crescere e via via di raggiungere livelli economici, diciamo, piuttosto normali. Quindi venivo da questa esperienza. L'informatica, l'incontro con l'informatica inizia da qui. Questa è una mia foto, ho 13 anni qui, ho appena finito la scuola media, ho vinto una borsa di studio, che non è che ero così geniale, avevo preso, mi pare sono uscito con buono, un voto normalissimo, solo che quell'anno hanno deciso di dare la borsa di studio anche a tutti quelli che uscivano con buono. Quindi prendo questa borsa di studio, non mi ricordo di quanto fosse il premio, e mio padre con questo premio mi compra il primo computer, il Commodore 64. La mia fortuna
è stata che insieme a questo computer ho trovato quel manuale che vedete lì, Introduzione al Basic parte 1. Non so quanti di voi hanno visto questo manuale, se lo ricordano. Okay. Qui siamo anni 80, fine anni 80 se non ricordo male. E grazie a questo manuale, arrivato per caso, io sconoscevo completamente il mondo dell'informatica, a quell'età avevo 13 anni, inizio la mia prima lettura da autodidatta. Inizio a sfogliare sto libro, sto manuale, inizio a vedere ste righe di codice e provo a sperimentare. Provo a fare qualcosa di interessante. Cosa mi sono inventato? Amavo tantissimo da piccolo il gioco della roulette. Ovviamente lo stato familiare in cui vivevo non permetteva a me di regalarmi una roulette vera. Quindi cosa ho fatto? Mi sono inventato il mio primo software applicativo. A 13 anni mi sono inventato un programmino in Basic che simulava il gioco della roulette. Credito, puntavi una parte del tuo credito su un numero, usciva fuori un numero casuale da 1 a 36 e se vincevi veniva moltiplicata la cifra per 36, se perdevi veniva detratta dal credito e via dicendo. Un pochettino una roulette virtuale. Questo per me era già una grandissima cosa. Ero riuscito da solo, con un libro letto da autodidatta, a creare, era una cavolata, però per me era già un grande traguardo raggiunto. Quindi una circostanza quasi casuale che poi è andata a incidere pesantemente sulla mia vita. Questo è stato il primo incontro con l'informatica. Monkey Island, quanti di voi hanno giocato a Monkey Island? Allora, ovviamente ci giocavo pure col computer. Mio fratello più piccolo di 4 anni di me, invece faceva solamente gioco. Mio padre si incazzava, perché mio fratello toglieva tanto tempo alla scuola, allo studio. Quindi cosa succedeva? Che ogni tot mio padre, per togliere questa distrazione del computer, prendeva l'alimentatore, che vedete lì, e spariva. Cioè in casa non si trovava più l'alimentatore del computer. Ovviamente mio padre non capiva assolutamente nulla dell'utilizzo del computer che facevo io, perché io ci giochicchiavo pure, però a me piaceva tantissimo programmare. Io già a questa età qui, dove c'era Monkey Island, ero passato già all'Amiga 500, e programmavo in Amos. Non so quanti di voi conoscono l'Amos. Pochissimi, due. Programmavo in Amos e stavo realizzando un gioco simile, un gioco di ruolo simile a Monkey Island. Qui già avevo 16 anni, non ricordo più che età avevo in questo periodo. Cosa succedeva? Succedeva che mio padre toglieva questo alimentatore e ovviamente tutto quello che io dovevo scrivere, ormai ce l'avevo in testa, andavo per un paio di giorni e lo scrivevo nei quaderni. C'ho ancora i quaderni a casa, tutti pieni di codice scritto, sembra arabo. Ovviamente non provando il codice, pieno di errore e tutto, era solamente una perdita di tempo. E poi dopo qualche settimana, non potendo provare il codice, mi fermavo perché non potevo andare avanti. Dopo un mese magari ritornavo all'alimentatore e io riprendevo, per riprendere dovevo riprendere tutto da zero perché non mi ricordavo più nulla di quello che avevo fatto. Quindi sto gioco è andato avanti non so per quanto tempo, per quanti mesi, forse qualche anno, fino a che a un certo punto mi sono arreso, ho detto basta, abbandono l'informatica, mi diplomo, vado a frequentare un corso, non pensavo più all'informatica, perché il computer l'avevo già abbandonato prima, 16 anni. Mi diplomo e vado a frequentare un corso di laurea in ingegneria meccanica. Mio padre, contentissimo, lui voleva il figlio ingegnere. Quindi mi ritrovo a frequentare questo corso di laurea, ma non me ne fregava assolutamente nulla di ingegneria meccanica. Andavo a seguire quelle lezioni, ero svogliatissimo, proprio non c'ero assolutamente. Così cosa succede? Che abbandono subito il corso di laurea e decido di fare il servizio di leva che mi toccava, ai tempi era obbligatorio. E questo è stato il primo grande cambiamento che ho avuto nella mia vita. Perché per la prima volta ho staccato il cordone ombelicale con la mia famiglia, mi sono ritrovato ad andare a vivere da solo, e non solo vivere da solo, ma convivere con altre persone all'interno di una stessa camera, più persone, quindi tutta una serie di esperienze che mi hanno completamente ribaltato la realtà in cui vivevo.
In casa mia ero sempre super e iper protetto da mio padre, a tutto pensava lui, e io di colpo mi sono ritrovato a dover fare tutto da solo, dal lavarmi i vestiti, stirarmi i vestiti, ho imparato a cucinare, tantissime cose. Cioè, da lì sono cambiato completamente. Fino all'età di 18-19 anni ero timidissimo, non riuscivo assolutamente a ricevere neanche un complimento, che diventavo di mille colori. Invece, dopo questa esperienza, ho acquisito molta sicurezza in me stesso e veramente sono cambiate tantissime cose. Quindi, uno dei primi consigli che mi sento di darvi è quello che, se non siete mai stati lontani, fuori di casa per un bel periodo, andate via. Andate via, perché è un'esperienza che vi cambia completamente. Proprio vedrete le cose da un'ottica completamente diversa, che non si può assolutamente immaginare prima. Quindi questa è una prima esperienza che vi consiglio di fare a chi non l'ha mai fatta. Ritorno dal servizio di leva e mio padre mi fa una proposta. Mio padre era un commerciante ambulante di prodotti ittici, vendeva pesce così nei paesini della zona dell'Etna. Rientro dal militare e mi dice: Nando, che ne dici se facciamo un'attività commerciale? Prendo in affitto una casa, mettiamo su una pescheria, io ho diversi clienti. Era bravo nel suo lavoro. Ti andrebbe di farlo insieme? Io, appena rientrato, non avevo lavoro, cioè, l'informatica ormai non la pensavo più completamente. Gli dico: ok, va bene, facciamolo. E inizio a lavorare con mio padre in pescheria. L'attività va benissimo. Riusciamo a crescere nel giro di pochissimo tempo, veramente in modo esponenziale. Abbiamo 6 persone che lavorano per noi, e in questo tipo di attività, nelle nostre zone, non c'è assolutamente questo livello. Quindi guadagnavo bene, un'attività che praticamente era mia. Qui avevo dai 21 in poi fino ai 27 anni. Guadagnavo bene. Cosa faccio? La prima cosa che faccio con i primi stipendi che prendo è andarmi a ricomprare il computer. Questa volta sono indipendente, mio padre non mi può più togliere l'alimentatore, faccio col computer quello che voglio. Cosa succede? Succede che, mentre lavoro la mattina con mio padre in pescheria, io in pescheria andavo la mattina alle 6:30, 7, a volte alle 7:30. Chiudevamo all'ora di pranzo, alle 2, il pomeriggio riposavo un paio di ore, poi la sera uscivo, ritornavo. Verso mezzanotte, piuttosto che andare a letto, da mezzanotte alle 4 del mattino, a volte anche alle 5, poi mi dovevo alzare alle 6:30, mi accendevo il computer e continuavo a formarmi su tutto ciò che mi piaceva. Cioè, adesso non c'era più nessuno che mi doveva obbligare a fare qualcosa che non volevo. Non dovevo andare all'università in ingegneria meccanica a ascoltare la lezione di quel professore, di cui a me non me ne fregava assolutamente nulla. Io andavo, navigavo, mi cercavo l'argomento che mi interessava, me lo studiavo e lo mettevo in pratica. Tutto questo va avanti per diversi anni. Va avanti per diversi anni e mi accorgo che in ambito informatico, facendo questo tipo di formazione da autodidatta, avevo raggiunto degli ottimi livelli. Come me ne accorgo? Me ne accorgo che ogni volta che parlo con qualcuno, anche che è già laureato in informatica, lavorato da noi a Catania in informatica, e ci confrontiamo su determinati argomenti, cioè mi sento molto molto più preparato di queste persone con cui mi vedo confrontare quando capita. Quindi inizio a prendere consapevolezza che forse a livello informatico sono veramente ben preparato. Cosa succede? Succede che questo lavoro lo inizio a odiare. Io la mattina mi dovevo alzare alle 7:30 pensando di dover andare a fare un lavoro che non mi piaceva completamente. Dovevo andare in negozio, aprire, stare mezza giornata lì con questi pesci da rivendere ai clienti, che per carità mi è servito poi tutto, perché comunque in questi 7 anni ho imparato ad avere a che fare con le persone, con tutti i tipi di persone che oggi possiamo incontrare, dalla carica più alta, deputati, onorevoli, avvocati, al contadino, e con ognuno saperti rapportare, quando fai commercio, saperti rapportare con ognuno nel modo corretto.
da quelli più antipatici a quelli più simpatici, quindi è stata proprio una vera e propria formazione in campo personale che mi ha aiutato tantissimo anche questo. Comunque facevo sto lavoro che odiavo. Allora inizio a dire a mio padre che voglio cambiare lavoro. Mio padre presenta questa cosa, dice, ma sei pazzo? Cioè l'attività va benissimo, guadagniamo bene, ma cosa vuoi andare a fare? Dove vuoi andare? Io vorrei fare qualcosa in ambito informatico perché è la mia passione. Io quando faccio quello, tipo, per me è come se sto giocando. Io la sera mi mettevo lì, studiavo, programmavo, ma era come giocare. Era come giocare a Monkey Island. Ma davvero, non scherzo. E tutt'oggi è così. Quello che faccio lo faccio come se sto giocando, non è un lavoro. Quindi, quando dico questa cosa a mio padre, ovviamente, da buon padre di famiglia, mi dice: tu sei pazzo. Dove vuoi andare? Cioè, c'hai un lavoro sicuro, uno stipendio sicuro. Cioè, ma lo sai cosa significa? Perché ovviamente dall'esperienza sua, da dove eravamo partiti, già sa cosa significa avere uno stipendio a fine mese garantito, avere la possibilità di comprarti quello che ti serve quando ne hai bisogno, già sa cosa significa, che grande cosa è, che ovviamente sapeva cosa significava non avere questa disponibilità, visto che venivamo proprio da quell'ambiente. Quindi mi mette il bastone tra le ruote e prova a convincermi in tutti i modi a non lasciare questo lavoro. Ci prova in tutti i modi, ma non ci riesce. Io sono più testardo di lui. Anche qui, altra grande scelta, perché se avessi dato retta a lui, se lui fosse stato più forte di me psicologicamente, e questo ve lo dico perché questa stessa situazione la vedo in tantissime persone che conosco, cioè hanno a casa un padre o a volte una madre con una personalità un po' più forte, che psicologicamente fa passare il suo pensiero tagliando di netto le gambe a quelle che sono le tue passioni, le tue idee. E ti ritrovi a vivere una vita che non vuoi, che non è tua. La vita che vuole uno dei tuoi genitori, tua madre, tuo padre. A volte è la fidanzata, non sempre sono i genitori. Quindi un altro grande insegnamento e che ha contribuito tantissimo a portarmi dove sono è stato quello di seguire la mia passione, non quella che mi indicava mio padre. E nemmeno l'aspetto economico, perché io disse a mio padre: guarda, a me mi basterebbe anche uno stipendio minimo, mi faccia sopravvivere, non voglio tantissimo, anche 1000 euro al mese, 800 euro al mese, però faccio quello che piace a me, cioè la mattina mi alzo e vado a fare quello che mi piace. Il pesce, me ne frega a me del pesce, cioè, per me non era assolutamente un lavoro quello. Quindi prendo questa scelta e cosa faccio? Vado a frequentare un corso, quello che vi ho detto stamattina durante l'introduzione del seminario. Vado a frequentare un corso a Vercelli in Piemonte che mi cambia completamente la vita. Questa è stata la scelta che proprio mi ha completamente ribaltato. Questo corso, in realtà si tratta di un corso gratuito della regione Piemonte, però io ovviamente venendo dalla Sicilia ci spendo circa 5-6 mila euro, e siamo nel 2002, ci spendo circa 5-6 mila euro di viaggio, vitto, alloggio, perché ovviamente fortunatamente avevo messo da parte un po' di risparmi guadagnati col lavoro in pescheria e mi pago il corso, sto un anno senza lavorare, quindi abbandono tutto. Carico, ho una Peugeot 106, carico la mia Peugeot 106 col computer, il monitor quello grande così, e me ne vado a Vercelli senza sapere cosa può accadere. Vado a frequentare questo corso. Questo corso è un corso ben strutturato, fatto bene, che da noi in Sicilia nel 2002 di corsi del genere, ma tuttora ancora non esistono. Facendo questo corso imparo un po' di sono stati i contenuti tecnici che ho imparato al corso a cambiarmi la vita. È stata la scelta. Cioè, lì c'è stato un punto di svolta. Perché non è che il corso mi abbia insegnato chissà quali grandi cose, mi ha insegnato delle cose che mi sono servite, mi sono tornate utili, che poi io ho approfondito ulteriormente. Però quello che veramente ha fatto la differenza è stata la scelta di abbandonare quel lavoro con mio padre e andare a fare quello che io sentivo qui dentro. Faccio questo corso, eravamo in 10, in questo corso era un corso abbastanza complesso, molto avanzato, programmazione, Windows 2000 Server, ASP, HTML,
database, il corso era amministratore di database per la Net Economy, si faceva molto database, SQL. Fortunatamente ho dei docenti molto bravi e quindi apprendo, apprendo, apprendo. Nel corso, nei 10 ragazzi che frequentavano questo corso, sono quello più bravo del corso. Sono quello più bravo del corso e mentre frequento il corso, senza neanche inviare mezzo curriculum, piccolo passo indietro. Vado a fare il corso perché avevo le competenze informatiche, mi sentivo di averle acquisite certe competenze informatiche, ma per fare il lavoro in campo informatico non avevo nel curriculum nulla, avevo un diploma di geometra. In che modo mi sarei potuto candidare in un'azienda con un diploma di geometra? Non l'avrebbero nemmeno guardato il mio curriculum. Quindi lì ho sentito l'esigenza di, quando ho smesso il lavoro con mio padre, di iniziare a fare un corso, iniziare a prendere le prime certificazioni da inserire nel curriculum. Ho detto, arricchisco il mio curriculum, poi torno in Sicilia e inizio a mandare qualche curriculum. Vediamo, poi una volta che c'è qualche certificazione informatica, iniziano a guardarlo quantomeno. Quindi dicevo, mentre sono a Vercelli e frequento il corso, siamo verso la fine del corso, gennaio, febbraio, marzo, il corso finiva a giugno. Marzo, senza mandare nemmeno un mezzo curriculum, ancora non ci sto nemmeno pensando che devo concludere il corso, iniziano ad arrivarmi le prime offerte di lavoro senza che io faccia nulla. L'istituto in cui sto frequentando il corso, uno dei docenti, che apprezzava molto come seguivo, come intervenivo, addirittura era andata più avanti di lui perché studiavo anche la sera anche lì, quindi mi ha chiesto se ero disponibile a insegnare per loro nel corso dell'anno successivo. Per me già una grandissima cosa, cioè senza neanche mandare un curriculum mi arriva una proposta di insegnamento, di docenza dove sto frequentando il corso. Io ho detto sì, ok, sono disponibile, per carità. Subito dopo 2 settimane un'altra richiesta da un altro centro di formazione, Livigno, confine con la Svizzera, un mio collega del corso, vedendo che ero quello più bravo del corso, ha chiesto a me, dove insegnava suo fratello, avevano bisogno di un altro formatore. Facevano formazione, era dalle 7:30 per lavoratori, dalle 7:30 alle 11 di sera, 3 ore. Mi avrebbero pagato 4.500 euro al mese, con l'alloggio pagato. Per me, così piovuto dal cielo, un altro regalo enorme. Ok, ho detto va bene, però qui c'era un piccolo vincolo, gli serviva subito, quindi io avrei dovuto abbandonare il corso e andare subito a insegnare a Livigno. Anche qui feci la scelta di non accettare, ho detto non ho fatto nulla, senza fare nulla mi arrivano già due proposte così, se inizio a mandare qualche curriculum sicuramente comunque un posto prima o poi lo troverò. Non è così difficile qui sopra, ero a Vercelli, in Piemonte, comunque le proposte arrivavano anche da altre regioni. Passano altre 2 settimane, altra proposta di lavoro. L'ASUS a Milano, sempre un altro mio collega, mi dice che un suo amico lavorava all'ASUS, avevano bisogno di uno sviluppatore dentro, ha fatto sempre il mio nome e anche lì subito possibilità di lavoro. Anche lì però volevano subito che andassi abbandonando il corso. A me ovviamente non interessava in quel momento il lavoro in sé, mi interessava iniziare a prendere le certificazioni da mettere nel curriculum, formarmi, iniziare ad avere un background serio nell'ambito informatico. Rifiuto anche questa. Ultima proposta di lavoro che mi arriva, quindi mi sono arrivate 4 proposte di lavoro nel giro di pochissimo, senza che io facessi nulla. Ultima proposta di lavoro mi arriva nell'azienda dove vado a fare lo stage. Vado a fare lo stage in un'azienda molto importante all'epoca, era Novara, l'Object Lab, aveva progetti grandissimi con l'Enel, Telecom Italia, e già mi avevano avvisato che entrare a fare lo stage in questa azienda era quasi impossibile. Loro ci hanno provato, no? Hanno mandato me che ero quello più bravo del corso, dice ci proviamo, ma guarda che non accettano nessuno completamente. Fortunatamente mi hanno accettato. Ho fatto un mese di stage dentro e in questo mese di stage li ho conquistati, perché alla fine dello stage mi hanno fatto l'offerta di lavoro, stavano per aprire un'altra azienda informatica e volevano me come responsabile del reparto informatico in quell'azienda che stavano per aprire. Anche lì mi dicevano, non mi ricordo, dovevo iniziare. Adesso non ricordo bene, dovevo iniziare ad agosto, settembre, non ricordo. Comunque disse, va bene, ok, poi ne parliamo. Finisco il corso. Finito il corso, mi sono detto, qui senza far nulla, mi sono già piovute 4 offerte di lavoro. Io in Sicilia non ci ho mai provato, la mia terra era la Sicilia, ero legato alla mia terra, avevo amicizia lì, avevo la fidanzata lì, quindi ho detto,
Provo a scendere in Sicilia, provo a mandare qualche curriculum. Se va male, risalgo su. E visto come è andato ora, penso che mandando qualche curriculum sempre qualche lavoretto lo trovo. Quindi scendo giù, vado in Sicilia e inizio con una serie di certificazioni informatiche. La mia sete di sapere era cresciuta a dismisura. Torno con la voglia di creare qualcosa giù. Appena rientro, non so, fortuna o altro, chissà, appena rientro subito, coincidenze, in un centro di formazione che fa corsi finanziati dalla regione siciliana, succede che, sapete che da noi in questi centri è difficile entrare, che generalmente ci lavora il figlio di, l'amico di, succede che uno degli insegnanti, che era, guarda caso, il nipote di chi dirigeva il centro, deve laurearsi, c'ha la sessione di laurea a breve, quindi non può più tenere il corso che doveva fare di database. Io venivo fuori da Vercelli con una certificazione di amministratore database, quindi gli piovo subito lì, veramente come un fulmine a ciel sereno, e loro devono iniziare il corso a breve. Sto ragazzo che ha detto che per fare la tesi non poteva più fare il corso, quindi se non hanno più neanche il tempo di mettere annunci e cose varie, accettano me così senza neanche conoscermi, non sanno nemmeno chi sono. E inizia lì la mia prima esperienza formativa, inizio a fare il docente. Siamo nel 2003, ho appena finito il corso, sono passati 2 mesi dal corso di Vercelli. Nel frattempo, vi dicevo, inizia la mia voglia di crescere. Inizio a pensare che voglio creare qualcosa di mio. A questo punto non penso più neanche a mandare curriculum e a trovare lavoro. Vedo che la gente è soddisfatta di quello che faccio quando devo fare qualcosa per un'azienda, per qualcuno. Quindi inizio a credere sempre di più in me. Allora voglio creare qualcosa di mio, inizio a pensare a una web agency, perché mi ero appassionato al web, e nel frattempo, siccome inizio a intraprendere anche questa strada formativa della formazione, come docenza, voglio prendere quante più certificazioni possibili per poter fare docenza su più materie possibili. Piuttosto che solamente database, ho detto se vado avanti posso insegnare anche tante altre cose. E così inizio a prendere tutta una serie di certificazioni, Microsoft, le MCP, le Microsoft Certified Professional, MCDSA, System Administrator, prendo quella del trainer Microsoft. Cioè, sono partito che non avevo nulla sul curriculum che riguardasse il mondo informatico, e nel giro di qualche anno io non potevo più aggiungere certificazioni nel curriculum perché non c'entravano più, non riuscivo più a metterle. Dovevo fare 10 pagine di curriculum per metterle tutte, e non va bene un curriculum di 10 pagine. Quindi veramente sono andato ad aggiungere sempre più certificazioni, con l'obiettivo era quello di insegnare queste certificazioni che prendevo, perché quando diventi trainer Microsoft puoi insegnare, puoi fare corsi per tutte le certificazioni che tu hai preso. Se ti manca una certificazione su quell'ambito non puoi fare nessun corso autorizzato Microsoft. Quindi io, pur di prendere più campi possibili, continuavo a prendere queste certificazioni, mi formavo, studiavo, andavo a dare gli esami, pagavo per ogni certificazione, che ogni esame costava. Cosa succede? Mentre faccio questo, in uno di questi esami conosco Don Felice Buongiorno, che è responsabile di un centro di formazione a Catania, uno tra quelli più accreditati, dove fanno corsi di altissimo livello. Ci sono molti docenti anche che vengono dall'università a fare corsi. Conosco Don Felice perché Don Felice faceva queste certificazioni, io dovevo prendere le certificazioni e vado a prendere le certificazioni. Controllando da internet mi è risultato il suo istituto tra quelli che erano accreditati per la certificazione Microsoft. Vado da lui, tra le tante certificazioni che ho preso anche quelle MOS, che sono Microsoft Office Specialist, ovvero certificazioni per il pacchetto Office. Voglio fare la certificazione sul pacchetto Office, dico a Don Felice. Guarda, puoi farla, ci abbiamo fino a Office 2000, c'è cioè Office 2000, non ti devi preoccupare, non devi neanche studiare, ci pensiamo noi. Diciamo noi come fare. Ho detto no, guarda, perché comunque per fare sempre formazione, per fare un corso su Office 2000, 2003, mi pare che era la versione successiva, Office 2003, avevo bisogno
di avere la certificazione per Office 2003. Se avessi preso fino a 2000 non potevo insegnare Office 2003, non potevo certificare Office 2003, quindi a me ho detto no, non mi interessa, faccio Office 2003. E lui mi avvisa, dice, guarda che Office 2003 è difficilissimo, la certificazione. 5-6 ragazze sono venute qui tutti quanti bocciati. Dice, quindi io te lo dico, fino al 2000 ti aiutiamo noi e la passi, 2003 rischi di buttare via i soldi. E ho detto, ma io la voglio fare, ci voglio provare. Ci provo, parto con Word e supero Word con punteggio erano in millesimi, faccio 970-950. Sono Don Felice, resta scioccato. Appunto che al secondo esame, Excel Expert, mettono una telecamera dietro di me per vedere le risposte che do. Fortuna, sempre coincidenza, non so. Su Excel Expert faccio 1000 su 1000, che non ho mai più ripetuto, che poi ho insegnato le certificazioni, l'ho fatte fare ai miei alunni, non sono mai più riuscito a ripetere 1000 su 1000. Quel giorno feci 1000 su 1000, tutte le risposte giuste. Don Felice rimase scioccato. Mi chiese se avevo un curriculum, sempre io senza mandare mai nessun curriculum da nessuna parte. E lasciai il mio curriculum a Don Felice. Nel frattempo continuavo a formarmi e iniziavo a pensare al mio progetto di web agency. Quindi, vai avanti. Ok. Iniziavo a pensare al mio progetto di web agency. Inizio a studiare il progetto, inizio a trovarmi qualcuno che mi possa aiutare. C'era un mio caro amico che si era appena laureato in economia, aveva appena fatto un master in e-business e ritornava dall'Olanda da questo master. Faccio la proposta a lui e iniziamo a lavorare insieme sul progetto. Nel frattempo, cosa succede? Mentre lavoriamo su questo progetto, ancora solamente un'idea, mi arriva un'altra proposta di lavoro, dove l'azienda dove lavora il cognato della mia ragazza di quel tempo, hanno bisogno di un informatico. Il loro tecnico informatico, non so per quale motivo doveva andare via, quindi si è liberata sta figura, e lì dentro hanno bisogno di questa figura di informatico. Vado lì dentro, faccio il colloquio e mi dicono che hanno bisogno di un informatico che faccia dei cataloghi con CorelDRAW, loro vendono prodotti elettronici alla grande distribuzione. Hanno un catalogo tutto loro, quindi il loro informatico in pratica si occupava di questo. Io non avevo, cioè, non c'entrava nulla con quello che avevo fatto io. Però era già un lavoro in Sicilia, un posto sicuro, contratto a tempo indeterminato, tredicesimo, quattordicesimo, cioè per me era comunque una possibilità in più. Cosa succede? Succede che a questa proposta di lavoro rispondo con un no. Perché? Perché parlando gli chiedo quanto sarebbe stato retribuito il mio lavoro. E mi dicono, guarda, ora magari che ancora non sei formato ti diamo 800, 700, quando poi imparerai, perché io CorelDRAW non l'avevo mai usato, quando imparerai a usare CorelDRAW ci puoi arrivare sui 1000. E lì per lì io ho detto, ma quello che valgo secondo me è molto di più. Perché mi devo fermare? Cioè, ho detto, ma se io imparo a fare tutto bene e divento veramente bravo in quello che vi serve, dove posso arrivare? Qual è il limite che posso raggiungere? Mille non credo. Fu quella la decisione. Fu quella la risposta, quella risposta ricevuta che mi ha fatto dire no piuttosto che sì. Anche questa è un'altra scelta molto molto importante, perché se a quella tentazione del lavoro sicuro da 1000 euro io avessi detto quel giorno sì, io magari oggi sarei lì a fare cataloghi in CorelDRAW, ad alzarmi la mattina e a farmi due palle così, facendo un lavoro nuovo che non era il mio lavoro, che non era la mia passione. Quindi ancora una volta una scelta presa dal cuore, ragionando non con la sicurezza del lavoro, con i soldi sicuri, ma seguendo veramente quella che era la mia passione. Quindi dico di no. E continuo con il mio progetto. Nel 2005 presentiamo il progetto Edi Group alla ex Sviluppo Italia, oggi si chiama Invitalia, chiediamo un finanziamento per la microimpresa, io e questo mio socio, chiediamo 60.000 euro per realizzare questo progetto, passa un anno e mezzo e fortunatamente la regione ci accetta questo finanziamento, la regione Sviluppo Italia ci accetta questo finanziamento, ce ne danno 40 invece di 60 richiesti e avviamo questa attività. Quindi mi sono lanciato. Questa attività è stato un trampolino di lancio per me, l'attività non è che è andata chissà,
Come? È andata male. Quando abbiamo guadagnato di più con Edigroup, prendevamo sulle 500 euro ciascuno al mese nette. Quando abbiamo guadagnato di più. Fortunatamente io avevo anche il lavoro della docenza, perché cosa succede? Succede che mentre lancio Edigroup, quel Don Felice Buongiorno, a cui avevo lasciato un curriculum, mi chiama un giorno e mi dice: senti, anche lui, come quell'altro corso che ho fatto per primo, gli si era liberato un posto perché un docente aveva dato forfetto all'ultimo minuto. Era stato assunto da una ditta TV Blob, una ditta milanese che faceva una piattaforma di video streaming, quindi fare docenza, il docente che aveva preso. Quindi si è ricordato, doveva fare docenza su Office, era un corso su Office. Si è ricordato di me che con quell'Excel avevo fatto 1000 su 2003, su Office 2003 avevo fatto 1000 su 1000, Word, quindi ho pensato subito a te. Allora inizio questa docenza contemporaneamente da Don Felice. Inizio questa docenza, faccio sto corso, Don Felice è felicissimo per come va il corso. Finito il corso, il modulo che ho fatto io durava 2 mesi. Finito questo corso, Don Felice mi chiede: senti, per il prossimo anno ancora non ho progettato nessun corso. Il termine scade fra 3 giorni per presentare il progetto. Dice: te la senti di preparare un progetto di un corso che possiamo fare il prossimo anno? Subito. Così mi ritrovo non solo a insegnare, ma addirittura a progettare uno dei prossimi corsi per questo ente di formazione che è tra i più importanti a Catania. Cosa faccio? Realizzo un corso di formazione che tutt'oggi non esiste, no, a Catania, non esiste in tutta Italia, un corso di formazione simile, in cui all'interno del corso vado a mettere tutte quelle materie e le certificazioni che io ho preso a pagamento. Cioè vado a fare Microsoft Certified Professional, System Administrator, certificazione Linux, LPI. Sono tutte cose per amministratori di rete. Vado a mettere tutte queste certificazioni all'interno di un corso gratuito finanziato dalla regione, cioè un livello altissimo, non si è mai vista una cosa del genere. Faccio pubblicare l'annuncio del corso su Punto Informatico. Non so quanti di voi conoscono Punto Informatico, che era prima dell'era dei blog, era uno dei principali quotidiani di informazione dell'ambito technology information. Pubblico l'annuncio su questo punto informatico del corso e all'inizio del corso ci ritroviamo 50-60 persone che vogliono fare il corso, noi ne dobbiamo prendere solo 15, che vengono da tutta la Sicilia, da Palermo, da Caltanissetta, da Agrigento, da Enna. Quando ogni anno Don Felice, per prendere 15 persone, doveva andare a bussare porta a porta per far frequentare il corso. Quindi Don Felice, di nuovo scioccato, 50 persone, deve fare i test di selezione, cioè che non li facevano da 20 anni i test di selezione per un corso della regione. Facciamo sto corso, bellissimo, esperienza bellissima, io continuo con la formazione. I ragazzi, vi posso dire che su 18 ragazzi che frequentavano il corso, l'hanno completato in 15, su 15, 11 hanno trovato lavoro. Cioè alla fine avevo il curriculum pieno di certificazioni a tutti, che ho fatto prendere le certificazioni a tutti. Fortunatamente, oltre allo stipendio che prendo da Edigroup, mi arriva anche quello della formazione con Don Felice, che non è male, e che mi permette comunque di raggiungere un buon livello e di andare avanti. Che se fosse stato solo per Edigroup avrei dovuto chiudere dopo il primo anno. Ma Edigroup, come diceva Marco prima, che dovrebbe essere un fallimento per me, non lo vedo come un fallimento. Per me è stata una grande esperienza che mi ha permesso di crescere in modo esponenziale. Cioè, io ho visto tutti gli errori che ho commesso in Edigroup, li ho analizzati uno per uno, e quando è stato il momento di riprovare nuovamente con una nuova realtà, questa volta quegli errori non sono stati più ricommessi. Quindi non mi sono scoraggiato per il fatto che questa prima attività non fosse andata bene. E anche qui, altra scelta, quante persone provano, va male, si arrendono e non realizzano il loro sogno. Se ci fate caso, avete visto quanti bastoni mi si sono messi per la strada in questo percorso? Quante volte avrei potuto abbandonare? E questo succede a ognuno di voi. Durante questo tragitto,
vi si presenta un bastone, se siete un pochettino più fragili, abbandonate e magari non riuscite a portare a termine il vostro sogno e avete tutte le capacità e le competenze per farlo. Io sono certo che qui dentro questa sala ce ne sono tante, dico non per forza, non tutti 150, ognuno di noi ha i suoi limiti, però sono convinto che qui dentro c'è tanta gente con grandi capacità, con grandi potenzialità. Alcuni li conosco, conosco le loro potenzialità, perché ci conosciamo. E sono certo di questa cosa. E non riescono magari a raggiungere determinati obiettivi proprio perché hanno detto sì piuttosto che no, si sono arresi piuttosto che rialzarsi. E queste sono scelte fondamentali che vi cambiano la vita, sono la vostra vita. Cioè magari vi ritrovate a fare qualcosa che non vi piace. Proprio perché in quell'occasione importante siete inciampati e avete detto no, basta. Non è fatto per me, mi arrendo, vado a fare quello che dice mio padre. No, se lo sentite che viene da qui dentro, seguitelo. Si cade, ci si rialza. Si riprova, si cade, ci si rialza. Ovviamente dovete essere intelligenti da non fare sempre gli stessi errori. Se cadete sempre per lo stesso motivo, allora c'è qualcosa che non va. Prego. Credo che sia di fondamentale importanza dirci quanto venivi pagato come insegnante di informatica. Credo che sia facile dirlo. 30 euro l'ora. Ecco, sei stato uno di quelli, perché anche io sono stato pagato tanto. Siamo quelli pagati bene. Perché un insegnante di informatica viene pagato 6-7 euro all'ora, diciamolo, perché quando gli proporranno 6-7 euro all'ora, loro diranno: ah, non accetto. È facile, non accetto. Se a me 6-7 euro l'ora non me ne davano. Non te ne davano di meno? No, me ne davano 30. Io ti posso dire che la piazza di Roma è 6-7 euro l'ora. Te lo dico da giornalista, quindi puoi accettare. Ma anche no. È così. La piazza di formazione sono grande. Prendi molto di più? Brava. Ma la media, ma non puoi parlare di media, devi parlare di media. Nei corsi regionali la media comunque è abbastanza alta, i corsi finanziati della regione. Anche da me si partiva da 30 minimo per arrivare a 5. Confermo quello che ha detto il giornalista. Sì, 6-7 euro 6-7 euro l'ora. Corsi regionali finanziati dalla regione? No, corso diciamo privato per... Ah, questo è un altro discorso, no, certo. Comunque i prezzi che ho sentito in giro sono quelli. Con la docenza, con la formazione, prendo sempre più sicurezza in me stesso. Ricevo complimenti da alunni, colleghi, da chi sta sopra di me, Don Felice, felicissimo. Quindi prendo sempre più sicurezza. Sì, per Don Felice poi sono diventato come un figlio, gestivo tutto io. Cioè da semplice docente ero diventato quello che amministrava completamente il tutto. Inizio le prime esperienze da relatore. Quindi inizio, sono tre... che ho preso la certificazione trainer Microsoft, inizio a fare le prime conferenze per la Microsoft in Sicilia, tengo diverse conferenze a Catania, Caltanissetta, partecipo al WordCamp tenuto a Catania nel 2010 e via dicendo, quindi inizio a prendere anche esperienza con sale più ampie, con più persone, quindi non solo la semplice classe di 15-18 persone, si arriva a essere a 50 persone, 100 persone, oggi mi ritrovo con 150 persone per la prima volta. E quindi inizio a fare anche questa esperienza. Siamo nel 2007 ed incontro Sara. Sono ancora dentro Edigroup, faccio formazione e come? C'ho ancora i capelli. E insieme a Sara faccio quello che con Edigroup non sono riuscito a fare. Cose che non sono riuscito a fare in Edigroup. Io Edigroup ad un certo punto la mia azienda, perché essendo in società con un'altra persona, ogni idea che mi veniva in mente la dovevo discutere col mio socio. Ne parlavo dall'idea più banale, da che targhettina mettere dietro la porta, a quelle più importanti e strategiche che riguardavano le scelte imprenditoriali dell'azienda. Il mio socio mi frenava sempre. Ogni proposta che io facevo veniva bocciata. Se non era bocciata, comunque per farla accettare doveva essere una lotta. Dovevo discutere, fare esempi, provare.
analisi, fra le tante scelte bocciate in Edigroup ci fu quella del blog, quello che vi diceva prima Carlo, quanto è importante il blog, perché dovreste avere un blog. Io già nel 2007-2006, quando iniziamo con Edigroup, dissi al mio scopo, perché non ci facciamo un blog? Perché non iniziamo a scrivere sul web? Perché dobbiamo limitarci solamente a essere visibili nella nostra provincia a Catania? Facevamo sì per le aziende del catanese. Dove dovevamo andare? La sua risposta, e qui vengo alla domanda che hai fatto oggi tu, perché la sua risposta fu la tua domanda. Ci sono tantissimi blog, c'è tanta gente che scrive. Cosa dovremmo scrivere noi di nuovo? Cosa dovremmo dire? Di cosa dovremmo parlare? Io vedevo che le persone più importanti nel mondo, nell'ambito web, avevano il loro blog, Chris Coyer, Jeffrey Zeldman. Quindi mi sentivo un po' fuori da questo ambiente, volevo entrarci. Perché non devo farlo? Lui invece, scoraggiandomi, mi diede quella risposta. E questo è il motivo per cui quel dubbio, che non è solo tuo, di tante persone. Questa cosa già c'è, ce ne sono tante di questa cosa. Ma non è importante, come vi diceva Carlo, che questa cosa già ci sia. Perché c'erano tantissimi blog di web design, è vero. Ma non c'era Your Inspiration Web. La prima, una delle prime versioni di Your Inspiration Web, diversamente sobria, come vedete c'era un logo. È qualcosa di inguardabile oggi, ci vergogniamo di questo. Qui eravamo nel 2009. Realizziamo questo blog e iniziamo a pubblicare non quello che già c'è online, non quello che c'è su internet. Non andiamo a leggerci gli articoli inglesi e a pubblicarli in italiano. Iniziamo a pubblicare quello che sentiamo dentro. Se io oggi imparo qualcosa per un mio cliente, ho fatto questo e ho fatto una cosa in particolare, la condivido con il pubblico. Quindi iniziamo a scrivere articoli, io in ambito tecnico, sviluppatore, in ambito design, grafica, di una certa qualità. E in Italia questo mancava, c'erano tanti blog, ma mancavano articoli di qualità, articoli originali, articoli che neanche in inglese ancora erano stati pubblicati. Tant'è che dopo qualche mese realizziamo la versione inglese di Your Inspiration Web, che adesso è ferma da 2 anni, non la seguiamo più perché non abbiamo più il tempo. Realizziamo la versione inglese e molti degli articoli nostri italiani, tradotti poi in inglese, venivano condivisi dai grandi network mondiali, Smashing Magazine, Design Depot, First Web Design. Tantissimi dei nostri articoli venivano condivisi lì, messi in showcases, e per noi erano grandi riconoscimenti. Quindi c'erano tanti blog nel web design, ma se tu fai qualcosa che viene da dentro di te e la fai veramente con passione, non c'è nulla di simile a quello che stai facendo. E se lo fai veramente con passione, anzi ti posso dire che in Italia, per diversi settori, l'Italia è ancora un territorio completamente vergine. Ci sono grandissime possibilità, mentre negli Stati Uniti già è molto più saturo. In Italia, ancora a livello di qualità, contenuti di qualità, tantissimi settori sono completamente vuoti. Potreste andare lì e sbancare, se solo vi specializzaste in quei determinati settori. Il discorso che faceva prima Carlo, il targeting. Scegliere il vostro target e andarvi a posizionare per quel target. Quindi 2007 nasce questo blog, che non è riuscito a fare, però lo propongo a Sara, Sara subito mi dice... Subito, facciamolo, al volo. Anche questo cambia di molto la nostra vita, perché grazie a questo iniziamo a farci conoscere sia a livello nazionale che internazionale. Giugno 2009. Leggo un libro che a me, personalmente, ha dato tantissimo. Inizio a capire che tutto quello che mi è successo non è capitato per caso. E inizio a capire che ogni cosa che succede ha un suo motivo, ha un suo senso, ha una sua logica. Non che abbiamo un destino predefinito, non ci credo a una cosa del genere, ma che in qualche modo noi interagiamo col nostro destino e le cose che ci capitano, in qualche modo siamo noi a farcele capitare. Quelle che noi chiamiamo coincidenze non sono più coincidenze. E analizzando il mio percorso dopo la lettura di questo libro,
iniziò ancora quella volta che il docente aveva la tesi di laurea, non fu proprio una coincidenza forse. E quell'altra volta che Don Felice fece mille su mille, non fu proprio una coincidenza. E quell'altra volta che Don Felice aveva bisogno del formatore perché quello era stato assunto da un'altra azienda, non fu proprio una coincidenza. Cioè, in qualche modo questa mia voglia, questo mio desiderio ardente di raggiungere determinati obiettivi ha influenzato queste coincidenze. Ho imparato che in qualche modo siamo noi stessi quindi a decidere quale è il nostro destino, se veramente lo vogliamo. Dopo qualche mese nasce Your Inspiration Magazine, ve ne aveva parlato prima Marco Santonocito, una rivista digitale per web design realizzata dai migliori web designer che ci sono in Italia. Anche ancora qui mi sono chiesto, manca qualcosa del genere in Italia? Piuttosto che aspettare che qualcuno arrivi e venga e faccia una cosa del genere, perché non tante cose mancano in Italia, mi sono detto perché non essere io quello che realizza questa cosa. Quindi ho contattato diversi autori, diversi grafici, e abbiamo realizzato questo progetto completamente open source, completamente gratuito, tutti ci lavoravano in modo completamente gratuito, di una qualità altissima. Abbiamo ricevuto diverse proposte di sponsorizzazione da grandi marchi, tantissime persone che ci chiedono se la possono comprare in edicola, la qualità veramente veramente alta. Dopodiché, settembre 2010, la malattia di mio padre. Scopriamo che mio padre ha un tumore al polmone, e qui inizia un calvario che andrà avanti per 2 anni, e questo mi allontana da tutto quello che è il mondo del lavoro in cui mi ero completamente immerso. Nel 2011, a causa della malattia di mio padre, mi vedo costretto a stare sempre di più a casa, quindi inizio a lavorare più da freelance che da web agency, non vado più in ufficio in ID Group, mi stacco, inizio a lavorare da casa, e iniziamo a vendere template per Temp Forest, e le cose vanno talmente bene che ho necessità di prendere una nuova partita IVA per fatturare. Così nasce Your Inspiration, siamo inizio 2011. Dopo la nascita di Your Inspiration, i template su Temp Forest, arriva la prima edizione del seminario per web design e freelance a Milano. Anche qui mi sono detto, un seminario del genere non esiste assolutamente in Italia. Esistono in tanti altri posti del mondo, Londra, Stati Uniti è pieno. Perché in Italia non c'è? E perché devo essere io a aspettare che qualcuno lo porti in Italia? Perché non crearlo? E quindi ho voluto fare questa scommessa con me stesso. Ho detto, proviamo. Il nostro blog è conosciuto, ci apprezzano, ci stimano. Se provassimo a realizzare noi un seminario, facciamo la prima edizione, un successo. Non tanto come il numero di partecipanti era 50, mi pare, ma quello che avviene dopo il seminario, la gente ci ferma, mi avete cambiato la vita, cosa che non immaginavamo nemmeno. I ragazzi che erano presenti al seminario lasciano dei feedback veramente entusiasmanti. Questo ci carica ancora di più. Arriviamo al 2012, mio padre purtroppo ci abbandona, non ce l'ha fatta, 60 anni, e nello stesso anno, la morte di mio padre, 100 giorni dopo esatti, nasce mia figlia Noemi. Quindi provo gioia e dolore che sono fortemente contrapposti, la morte e la nascita di una nuova vita. Anche questo mi ha cambiato tantissimo. Dopo la morte di mio padre, la nascita di mia figlia, continuo con la formazione. Questo è un ordine fatto da Amazon che mi è appena arrivato. Appena arrivato, siamo anche qui nell'estate 2012, dopo la nascita di mia figlia. Sempre letto tantissimo e continuo a leggere tantissimo, non mi sono mai fermato, non mi fermerò. Abbiamo finito. Questo è il nostro ufficio, la nostra realtà realizzata da qualche mese. Aprile del 2013 abbiamo festeggiato il nostro primo milione di dollari di vendite dei template su Temp Forest. Queste sono alcune foto che ci hanno fatto per l'intervista che verrà pubblicata su Temp Forest, credo la prossima settimana. E la nostra realtà è cresciuta, siamo partiti io e Sara, oggi siamo in 10 persone, ci sono altri 8 ragazzi, alcuni li vedete qui in foto, altri li avete conosciuti che erano al check-in oggi. E questo è quello che siamo riusciti a creare in pochissimo tempo negli ultimi 2 anni, grazie
a tutta una serie di scelte fatte con il cuore. Quello che vi voglio dire è che ciò su cui vi focalizzate si espande. Io ho sempre creduto in quello che stavo facendo, sempre ho creduto nel successo di quello che avrei realizzato. Quindi anche quando Edigroup andò male, non mi sono dato per vinto. Continuavo ad avere una forza dentro di me, ancora più forza e ancora più voglia di fare. E posso dire che, questo con certezza ve lo dico, i nostri pensieri determinano le emozioni che vengono dall'anima. Queste emozioni le trasformiamo in azioni e quelle azioni poi portano i risultati. Tanti di voi magari hanno pensieri negativi, bassa autostima, non ce la faccio, non ci riesco, ma in realtà hanno tutte le competenze per poter fare e realizzare i loro sogni. Ma questi pensieri così demotivanti vi annullano, non vi permettono assolutamente di raggiungere quello che volete. Invece un pensiero può determinare veramente la realizzazione di un sogno. E questa è la mia esperienza. Grazie.